Avete mai realizzato qualcosa di molto importante per voi o per altri, credendoci ciecamente, mettendoci anima e corpo contro il parere di tutti e avendo infine successo, ma vedendo poi attribuire i risultati dei vostri sforzi a qualcun altro, lasciandovi derubati, attoniti e miserabili? Ecco, se vi è capitato, sappiate che fate parte di un club con numerosi soci, di cui un illustre ed emblematico rappresentante del passato è Cristoforo Colombo, l'uomo che ha semplicemente scoperto l'America dando il via all'età moderna. Ciao a tutti e bentornati su GeoChannel. Io sono Alessandro Beloli, docente di geografia, e questa è la prima puntata di una nuova rubrica dedicata agli avventurieri del passato. Se vi interessano il mondo, le sue storie, le sue curiosità, beh, siete nel posto giusto e quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In questo video e in altri futuri affronteremo svariati aspetti dell'impresa di Colombo. Oggi ci dedichiamo a lui, ai suoi viaggi e anche all'attualità. Tra bluff, speranze, arresti e trionfi ci catapulteremo in una vera e propria epopea che, come avrete intuito, non finisce benissimo. È tempo di morire. Ma non perdiamo altro tempo, in preamboli si salpa per il nuovo mondo. Sigla. Anzitutto, Colombo era davvero genovese come vuole la tradizione, oppure era portoghese o spagnolo, come supposto da teorie recenti? La Treccani e altri siti validi non mostrano alcun dubbio. Il navigatore era genovese, o quantomeno ligure, e nacque nel 1451. La fonte storica più attendibile è l'Historia de las Indias di Bartolomé de las Casas, ma nel 1931 il Comune di Genova ha pubblicato tre volumi in foglio, ragazzi delle sberle alte almeno 40 cm e larghe 26, contenenti tutti i documenti notarili riguardanti Cristoforo, suo padre e suo nonno. Aggiungete altre prove che non sto qui ad elencare e vi chiederete se io sia impazzito a riportarvi anche solo altre teorie sulle sue origini. Lo faccio per dovere di cronaca, ma soprattutto per divertimento. Si contendono la nascita del nostro eroe, la Spagna, sarebbe stato un ebreo catalano sotto mentite spoglie, il Portogallo, in questo caso Colombo sarebbe stato addirittura una spia mandata dal re del Portogallo per distogliere l'attenzione dei reali di Spagna dalla circumnavigazione dell'Africa. The name's Bond. James Bond. La Francia, in particolare la Corsica, e la Polonia. Colombo non sarebbe stato altri che il figlio segreto del re Ladislao III. Dell'infanzia di Cristoforo si sa davvero poco. Ciò che è certo però è che già a 14 anni si imbarca su navi mercantili che battono prima le rotte del Mediterraneo e poi quelle dell'Atlantico. È proprio durante uno di questi viaggi che Colombo rischia seriamente la vita. Siamo nel 1476, Cristoforo ha ormai 25 anni e sta diventando un marinaio sempre più capace. Anzi, si può dire, come affermò lui stesso, che avesse un vero e proprio talento naturale per l'arte della navigazione. Dalla capacità di disegnare mappe e calcolare rotte, ha una sensibilità innata nel comprendere il mare. Un elemento che però rimarrà per lui sempre più un oggetto di indagine e a tratti anche un nemico da affrontare, che un amico fedele. Ma torniamo all'episodio incriminato. Colombo sta prestando servizio su una nave genovese che fa parte di una flotta di 5 imbarcazioni dirette in Inghilterra. Hanno da poco superato lo stretto di Gibilterra quando sono attaccati da 13 navi francesi. Il combattimento è impari. L'imbarcazione su cui si trova Cristoforo prende fuoco. L'unico modo per salvarsi la vita è gettarsi in acqua e Colombo si tuffa. Si aggrappa a un remo e pur nel clamore della battaglia individua la costa e nuota con tutte le sue forze. 10 km e fa naufragio. Si salva. L'episodio però non ferma le sue ambizioni. 4 mesi dopo, infatti, riparte con 2 navi scampate a questo disastro per riprovarci, e stavolta ce la fa. Raggiunge Bristol in Inghilterra, poi passa in Irlanda e molto probabilmente tocca anche l'Islanda e forse addirittura la Groenlandia. È proprio durante questo e simili viaggi che Cristoforo dovette maturare l'idea sempre più salda che fosse possibile attraversare l'Atlantico e toccare terra. I vichinghi avevano colonizzato la Groenlandia verso l'anno 1000 e i loro insediamenti erano andati in decadenza verso il XIV secolo, ma avevano anche raggiunto almeno l'isola di Terranova e la foce del fiume San Lorenzo nell'attuale Canada. L'eco di questi viaggi era rimasta nei racconti popolari, e infatti in vari portolani, che sono delle mappe che mostrano le coste e i porti dei territori conosciuti, e carte geografiche medievali, erano riportate varie terre e isole più o meno immaginarie a ovest dell'Islanda, anche se in realtà non dichiara identificazione.
Tornato dal viaggio a nord, Colombo si trasferì a vivere in Portogallo e cominciò a battere le rotte atlantiche meridionali, fino almeno al Golfo di Guinea, dove in quel momento stava aumentando il commercio di oro e di schiavi. Peraltro, per tornare in Portogallo, la rotta da lì più praticata passava per le Azzorre, e quindi è molto facile che Colombo abbia imparato le tecniche di navigazione in alto mare in quel periodo. È sempre in quest'epoca della sua vita, peraltro, che si sposa. La moglie è nobile, furbo il ragazzo. Si chiama Felipa Moniz Perestrello e nel 1480-81 nasce il suo primo figlio, Diego. È nel corso degli anni portoghesi che Cristoforo si convince di più, fino ad averne la certezza, che sia possibile buscare il Levante per il Ponente, raggiungere cioè l'Asia evitando di circumnavigare l'Africa, tirando dritto per l'Oceano Atlantico. Ma oltre agli echi nordici già citati, quali indizi raccolse o si pensa abbia raccolto Colombo per insistere con la sua teoria per ben 8 anni prima di essere finanziato? Eccovi una lista. Ritrovamenti sulle coste delle isole degli stati atlantici di legni lavorati da mani sconosciute, bambù dal diametro mai visto, cadaveri di persone dai lineamenti apparentemente asiatici, voci e racconti di scoperte casuali o naufragi in terre al di là delle Azzorre, e poi innumerevoli informazioni tratte da libri e mappe del passato antico e recente, recuperati e studiati da Colombo nei minimi dettagli. L'immagine del mondo che il navigatore trasse da tutto ciò fu in realtà un globo molto più piccolo delle reali dimensioni del nostro pianeta. Uno sbaglio dovuto anche all'errata equivalenza tra miglia arabe e miglia italiane, e che sarebbe stato fatale per Cristoforo se tra l'Europa e l'Asia non ci fosse stata, per sua fortuna, l'America. Che botta di culo. Quel che è certo, accelerando, è che a partire dal 1484 Colombo propone il suo progetto prima al re del Portogallo, poi ai sovrani di Spagna, ma nonostante delle aperture iniziali alla fine riceve sempre dei rifiuti, corroborati peraltro dal parere di esperti o ritenuti tali, chiamati in causa dai vari reali per vagliare le tesi del navigatore genovese. Nel frattempo comunque Colombo, divenuto purtroppo vedovo, si trasferisce a vivere in Spagna. A Cordoba, in Andalusia, si occupa di cartografia e commercio di libri a stampa ed è nella bottega di un farmacista che conosce quella che diventerà il secondo amore della sua vita. Dalla relazione peraltro nacque anche Fernando, il secondo figlio del navigatore. Un uomo normale si sarebbe dato per vinto, ma Cristoforo è un uomo testardo e crede ciecamente nella sua impresa. Las Casas racconta che egli parlava di quelle terre come se le tenesse sotto chiave nella sua stanza. E così invia a suo fratello alla corte dei re d'Inghilterra e di Francia, prova a riprendere i contatti con la corona portoghese, riesce a ottenere il favore della sovrana di Spagna, Isabella, facendo leva sulla religione. Gerusalemme, infatti, è sotto il dominio arabo da troppo tempo, va riconquistata. Colombo propone di usare l'oro che avrebbe trovato nel corso dei suoi viaggi proprio per realizzare questa impresa. Ma la situazione non si sblocca finché accadono in sequenza due avvenimenti storici epocali. Il portoghese Bartolomeo Dias nel 1487 doppia il Capo di Buona Speranza, spianando al Portogallo la rotta per il raggiungimento dell'Oriente. E nel 1482 la Spagna espugna Granada, l'ultima roccaforte araba nella penisola iberica. I sovrani di Spagna si trovano tutto un tratto con il proprio rivale geopolitico in netto vantaggio nella corsa all'Oriente e con i fondi destinati alla Reconquista da poter reinvestire. Avevo un cane, il suo nome era Bingo! Il viaggio di Colombo non sembra più così folle. Il genovese così viene chiamato a corte e gli viene chiesto cosa voglia in cambio. Cristoforo, dopo anni d'attesa, non si fa pregare e pone delle condizioni ritenute pesantissime. Ingenti fondi per armare 3 caravelle, il grado di ammiraglio cui erano associate delle prerogative finanziarie, il titolo di don e la carica di viceré di tutti i territori che avrebbe scoperto. I reali, come potete immaginare, non la prendono benissimo. Rifiutano con sdegno le clausole di Colombo, che lascia la sala, monta a cavallo e se ne va. Chissà quali pensieri devono averlo assillato in quel momento. Chissà se era avvilito, pentito di non essere magari stato meno esoso, o se invece la sua immediata partenza dopo il rifiuto era cosa meditata. Fatto sta che il re e la regina, su consiglio del tesoriere di corte, alla fine cambiano idea, lo fanno raggiungere al volo e accettano tutte le sue richieste. Dice Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol! Ora, immaginatevi di dover trovare 3 navi e una novantina di uomini di equipaggio disposti a navigare verso l'ignoto o, per meglio dire, in quel periodo praticamente verso morte certa.
Un compito direi non semplicissimo. E infatti Cristoforo è addirittura costretto a reclutare dei galeotti condannati a morte. Le navi d'altra parte sono le famosissime Niña e Pinta, fornite e comandate dai fratelli Pinzón, e la Santa Maria, una nao, un'imbarcazione più grande, fatta però poi armare come una caravella. Tutto è pronto e la spedizione parte da Palos, in Spagna. Comincia così la parte più conosciuta del viaggio di Cristoforo. Invece di raggiungere le Azzorre e poi proseguire, il navigatore genovese predilige, per intuizione o conoscenza, una rotta apparentemente più lunga ma in realtà più funzionale. Scende a sud, alle Canarie, dove peraltro è costretto a fermarsi un mese per rifornimenti e riparazioni, e poi si lancia nell'Oceano Atlantico cercando di seguire il 28° parallelo e sfruttando gli alisei, dei venti costanti e regolari che spirano da est a ovest. La navigazione avviene per lo più a vista. Si utilizzano tutt'al più degli strumenti che erano disponibili in quel periodo, bussole, clessidre, quadranti, e per evitare che l'equipaggio si spaventi rispetto alla lunghezza del tragitto, Colombo segna di aver percorso ogni giorno un po' meno di quanto effettivamente realizzato. Furbacchione. Dopo 3 settimane di viaggio e la scoperta della declinazione magnetica, cioè la non corrispondenza tra il polo nord magnetico e il polo nord geografico, la tensione a bordo sale. Secondo i calcoli si sarebbe già dovuto aver toccato terra. Cristoforo e i fratelli Pinzón sono i primi a essere preoccupati e decidono di modificare la rotta andando leggermente più a sud. Ma i risultati non arrivano. Il malcontento tra i marinai è all'apice e serpeggiano voci di rivolta. L'11 ottobre però, dopo aver seguito uno stormo d'uccelli e aver pescato in acqua un giunco, una canna e un tronco, segni inequivocabili della vicinanza della terra, gli animi si rasserenano e anzi scatta una vera e propria gara. Il re Ferdinando e la regina Isabella avevano infatti promesso un'ingente somma di denaro alla prima persona che avesse avvistato la terra e l'avesse comunicato a tutti gli altri. Gli uomini quindi non stanno più nella pelle. Non solo il viaggio sta apparentemente per finire con un successo, ma hanno anche la possibilità di diventare ricchi. Alle 2 di notte del 12 ottobre 1492, Rodrigo de Triana, vedetta della Pinta, sveglia i suoi compagni. Terra! Il capitano Martin Pinzón conferma la scoperta e avvisa tutta la flotta con un colpo di cannone. L'entusiasmo è dirompente e le navi puntano l'isola. E quanto al premio per Rodrigo de Triana? Lo ritirò Cristoforo. Disse infatti di aver scorto lui per primo la terra la sera precedente e di averlo comunicato ad almeno altri 2 uomini. Vabbè, direi che possiamo astenerci dal commentare. Nel corso della mattinata le caravelle trovano un varco nella barriera corallina che circonda l'isola e poi si getta l'ancora e si sbarca. Dopo anni di cieca determinazione, Cristoforo ce l'ha fatta. Ha attraversato l'Oceano Atlantico. Quando il navigatore tocca terra, prima la bacia e poi battezza l'isola a nome della corona spagnola come San Salvador, anche se nella lingua locale essa veniva chiamata Guananí. Eh sì, perché se dal punto di vista europeo era stata appena inconsapevolmente scoperta l'America, il continente era già abitato da migliaia di anni e vedeva anche civiltà molto sviluppate come quella azteca e quella inca. Non a caso Cristoforo e i suoi uomini vengono quasi subito a contatto con gli indigeni. Si tratta di un incontro storico. Dopo un'iniziale diffidenza, i 2 popoli cominciano a scambiarsi dei doni. Ma l'obiettivo della spedizione non era tanto toccare terra e conoscerne le popolazioni. Molto più concretamente bisognava trovare oro, spezie e altre ricchezze, così la flotta presto riparte. Sono varie le isole esplorate e altri indigeni regalano a Colombo alcuni oggetti d'oro, per cui il navigatore pensa di essere sulla strada giusta. Ma poi avviene un disastro. A causa di una distrazione la Santa Maria si scontra contro uno scoglio e cola a picco. Colombo si ritrova così con troppi uomini rispetto alle 2 navi rimaste. Inoltre in Spagna nessuno sa che ha avuto successo. È tempo di tornare e ottenere nuovi mezzi per proseguire l'esplorazione. Lascia pertanto una 40 di uomini in un forte costruito in fretta e furia e il 2 gennaio 1493 riparte, portando invece con sé qualche indigeno come simbolo del suo successo. Il viaggio di ritorno però è molto più difficile del previsto. Una fortissima tempesta rischia infatti di cancellare dalla storia ciò che vi sto raccontando. Cristoforo è disperato, le onde sono altissime, i venti infuriano, la pioggia è battente. Nessuno saprà che aveva ragione. Ma le navi per miracolo reggono, si raggiungono le Azzorre e di lì il Portogallo. La natura, d'altra parte, è pericolosa tanto quanto la politica. Il re Giovanni II non lo fa muovere verso la Spagna, anzi lo richiama a corte e pretende un racconto dettagliato degli eventi.
È evidente che il sovrano sia molto indispettito. Gli indigeni portati in Europa da Colombo assomigliano davvero alle popolazioni asiatiche e indiane, e lui era stato il primo a non finanziare Colombo e la sua impresa. I suoi consiglieri addirittura gli suggeriscono di farlo assassinare, ma lui non li ascolta. Che sia per una questione comunque di onore o rispetto, o per non scatenare più prosaicamente una guerra con la Spagna, gli regala una veste scarlatta e lo lascia partire. Giunto in Spagna, per Cristoforo è un trionfo. Viene accolto a corte con tutti gli onori, come un grande condottiero del passato, e quando chiede nuovi mezzi e soldi li ottiene subito. Il 25 settembre 1493, 17 navi per un totale di 1200 uomini salpano sotto il comando dell'ammiraglio Colombo alla volta delle nuove terre scoperte. Inizia così l'inconsapevole colonizzazione delle Americhe, un processo che porterà, ahimè, allo sterminio di milioni e milioni di nativi americani e indios, sia con le armi sia a causa di malattie europee verso le quali gli indigeni non avevano le giuste difese immunitarie. In qualche modo un vero e proprio genocidio. Ma Colombo comprese mai di avere scoperto un nuovo continente e di non essere arrivato in Asia come pensava? Apparentemente no. Fino alla fine rimase probabilmente convinto di essere riuscito a toccare le Indie. Senza entrare nel dettaglio del secondo viaggio e dei due successivi, avvenuti rispettivamente nel 1498 e nel 1502, si può dire che in quel momento l'ascesa del navigatore genovese avesse già raggiunto l'apice. L'età delle esplorazioni era cominciata, sempre più navigatori erano pronti a salpare e sempre più gli interessi in gioco. Nel 1494 Spagna e Portogallo si dividono a tavolino il dominio sul mondo in due grandi aree di influenza, separate dalla cosiddetta raia, il meridiano passante più o meno per il 46esimo grado di longitudine ovest. È per questo motivo che oggigiorno, per esempio, in Brasile si parla portoghese e nel resto del Sud America spagnolo. Quanto al nostro eroe? Beh, la parabola ormai è discendente. Purtroppo le promesse di oro e ricchezze risultano quasi vuote, e questo bastò per far cadere progressivamente Cristoforo in disgrazia. Perse la carica di viceré, venne addirittura per un breve periodo arrestato e fu relegato progressivamente alla solitudine. Morì a Valladolid nel 1506 a soli 55 anni. Come estremi smacchi ve ne dico uno antico e uno recente. Il primo ha del clamoroso. Quando si capì che le nuove terre non erano l'Oriente ma un nuovo continente, non venne ribattezzato Colombia come ci sarebbe potuti aspettare, ma America, dal nome del fiorentino Amerigo Vespucci, che fu il primo esploratore ad avere cognizione della cosa. Oggigiorno, d'altra parte, si sta verificando addirittura una damnatio memoriae nei confronti di Colombo, soprattutto negli Stati Uniti. Statue vandalizzate o abbattute e il Columbus Day progressivamente sostituito con altre festività. Il povero Cristoforo è infatti stato eletto, secondo me assolutamente a torto, come simbolo di tutti i crimini, di tutti i soprusi contro le popolazioni americane che accaddero di lì, dalla scoperta dell'America, nei secoli successivi. Il colpo di grazia, insomma, alla figura di un uomo impavido, tenace e sognatore, che ha dato il via alla modernità e che ebbe l'unica colpa di credere ciecamente che esistesse una terra nel luogo dove tramonta il sole.